Voglio ringraziare soprattutto a due persone che mi hanno permesso di stare qua oggi, che è mia moglie e mio figlio James, che ha 7 anni. Se mi stai vedendo, devi andare a letto. Eh sì, ancora è tardi. E in ultimo, volevo soltanto fare un pensiero per fra 2 settimane saranno 10 anni che c'è stato il terremoto dell'Aquila. Io ero là e avevo perso la casa. Ero rimasto per una settimana in pigiama. E l'ultimo dei miei sogni che potevo compiere era avere questo. Per cui il mio pensiero oggi è fra tutte le persone che rimangono anche se è difficile. Grazie. Complimenti. È bello questo pensiero per il terremoto dell'Aquila. Complimenti.